Presenti e in particolare il dottor Sioli che ha organizzato questa giornata di riflessione su Howard Zinn, che è un fatto importante, storico, americano, morto da poco tempo, da pochi mesi, e quindi una riflessione sulla sua produzione storiografica risulta opportuno per chi, come appunto Sioli, la maggior parte delle persone qui sedute intorno a me, non io in particolare, si occupa di storia americana. Alcuni cenni su questo storico, che è stato uno storico un po' controcorrente, diciamo così, uno storico che si è occupato più degli esclusi che dei vincenti, più dei poveri piuttosto che delle elite economiche, sociali e politiche, quindi che ha fatto in qualche modo una controstoria degli Stati Uniti d'America. Il suo libro più importante, che è Storia del popolo americano, pubblicato dal Saggiatore, appunto è una storia del popolo americano dal momento della Costituzione, della scoperta dell'America fino ai giorni nostri. In realtà la parte contemporaneista è la parte più sviluppata anche all'interno di questo libro, ed è appunto una storia interessante che ho avuto modo di leggere e rileggere negli ultimi tempi, proprio in previsione di questo nostro incontro, scoprendo o riscoprendo, per me che sono una storica contemporaneista, mi occupo fondamentalmente di storia italiana e di storia americana, tutta una dimensione che mi risultava abbastanza sconosciuta, ad esempio tutta questa articolazione che ho verificato, che ho studiato, del movimento socialista all'interno degli Stati Uniti, che è un movimento estremamente, diciamo così, poco conosciuto, tutto sommato marginale rispetto alla politica statunitense, ma che, come dimostra Howard Zinn, in realtà è un movimento che ha avuto un forte radicamento soprattutto in alcuni settori della classe operaia del periodo dell'industrializzazione. Allora, io non mi soffermo oltre a parlare di Zinn, anche perché la prima relazione di Ilaria Giovanzana è una relazione proprio che traccerà una biografia appunto di questo autore, per cui sarà lei che ci racconterà in particolare di questo storico, della sua vita, della sua nascita. Allora, Ilaria Giovanzana è una nostra laureata, si è laureata con la professoressa Marchetti qui all'Università di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, ed ha fatto una tesi di laurea proprio su Barack Obama, quindi si è occupata di storia americana, di periodi molto recenti, in particolare sulla comunicazione di Barack Obama, anche perché la professoressa Marchetti insegna storia del giornalismo, quindi ha questa attenzione nei confronti della questione appunto della comunicazione, del giornalismo. Do la parola appunto a Ilaria Giovanzana, che ha la sua prima relazione, quindi è molto emozionata, quindi tutti siamo molto partecipi, perché tutti noi abbiamo fatto qualche volta un primo esame, una prima relazione. Allora, la mia biografia di Howard Zinn si intitola You Can Be Neutral. Howard Zinn è uno storico, drammaturgo e pacifista, e nacque il 24 agosto del 1922 a Brooklyn, New York, da genitori immigrati negli Stati Uniti. Il padre, Edward, era un ebreo austriaco giunto in America con i fratelli, mentre la madre, Jenny, proveniva dalla Siberia. Una volta giunti nel nuovo mondo, essi dovettero affrontare la dura realtà della società americana. Entrambi, con un basso livello di istruzione, trovarono lavoro come operai. Si sposarono e dal loro matrimonio nacquero 4 figli. La loro era una tipica famiglia numerosa della classe lavoratrice estremamente povera, che alloggiava in un appartamento fatiscente dei sobborghi di Brooklyn, senza acqua calda né riscaldamento. Durante la Grande Depressione le condizioni economiche della famiglia Zinn peggiorarono e il padre fu costretto molte volte a cambiare lavoro. Così Howard rifletteva sui suoi primi anni di vita in America nell'opera Disobbedienza e Democrazia. Questa è una citazione molto sopra.
Per tutta la vita mio padre ha lavorato tanto e per molto poco. Ho sempre provato risentimento per le dichiarazioni compiaciute di politici, commentatori dei media e dirigenti d'azienda, che dicono che in America chi lavora sodo diventa ricco, come dire che se sei povero non hai lavorato abbastanza. Sapevo che era una menzogna riguardo mio padre e a milioni di altri uomini e donne che lavorano sodo più di chiunque altro, più degli uomini della finanza, più dei politici, più di tutti, visto che quando fai un lavoro sgradevole, lavorare è davvero duro. Nonostante le ristrettezze economiche, Howard visse un'infanzia serena. Trascorreva le sue giornate giocando a strada con gli altri bambini poveri, come lui. Un giorno gli capitò tra le mani un libro, Tarzan and Jewels of Popper. Nacque così in lui la passione per la lettura, alimentata dai genitori che cominciarono a comprargli i romanzi di Charles Dickens, utilizzando il buon acquisto offerto dal New York Post. Queste letture lo segnarono profondamente e lo resero cosciente del fatto che la povertà non era una realtà solo americana, ma una condizione universale. All'età di 14 anni cominciò a lavorare. A 17 partecipò ad una manifestazione politica al seguito di un suo vicino di casa comunista, a Times Square. Questa esperienza lo colpì moltissimo e moltissimo lo colpì la moltitudine di gente raccoltasi per invocare pace e giustizia sociale. Durante la manifestazione arrivò la polizia a cavallo che lo colpì facendolo cadere a terra privo di sensi. Ricordando quell'episodio, Zena notava: ero attonito, incredulo, quella era l'America, paese in cui la Costituzione garantisce libertà di espressione. Eravamo in democrazia, in testa avevo un doloroso pensiero. Quei giovani comunisti avevano ragione, lo Stato e la sua polizia non erano arbitri neutrali in una società di interessi contrapposti. Erano dalla parte dei ricchi e dei potenti. Da allora divenne radicale, credendo che ci fosse qualcosa di sbagliato nel paese, qualcosa di marcio alla radice. La situazione non richiedeva solo un cambio di presidente, ma un nuovo tipo di società, cooperativa, pacifista, egalitaria. In seguito a questo episodio, dunque, si avvicinò al movimento comunista e rimase affascinato non solo dagli scritti di Marx e Hegel, ma anche da alcuni libri di autori americani, tra cui Steinbeck. A 18 anni, nel 1940, vinse un concorso e iniziò a lavorare come operaio presso i cantieri navali di Brooklyn. Qui incontrò molti giovani apprendisti radicali come lui. Qui decise di organizzare un sindacato con i suoi compagni. Nel 1941 conobbe Roslyn, che diventò sua moglie e dalla quale ebbe due figli, Myla e Jeff. Nel frattempo si interessò alla situazione politica europea, all'ascesa di Mussolini e all'ascesa di Hitler e alle atrocità commesse dal nazifascismo. Nel 1943 decise di arruolarsi nell'aeronautica dell'esercito americano, partecipando a bombardamenti che colpirono l'Europa. Al termine della guerra si rese conto di quanto fossero state devastanti le operazioni di guerra. In particolare, vivo rimaneva nella sua mente il ricordo dell'uso di nuovi ordigni bellici, tra i quali quelli a Napalm. Da questo momento in poi iniziò il suo impegno come pacifista. Nel 1949, grazie alla legge sugli ex combattenti, poté riprendere gli studi. Durante la giornata frequentava la New York University e di notte lavorava come Marx magazziniere. Insegnò ancora prima di laurearsi, accettando nel 1956 una cattedra nel Dipartimento di Storia Sociale dello Spelman College, college frequentato da studentesse afroamericane, ad Atlanta, in Georgia, dove si trasferì con l'intera famiglia. Ivi continuò i suoi studi e conseguì il dottorato in Scienze Politiche alla Columbia University, per una tesi su Fiorella La Guardia, sindaco di New York e membro del congresso degli anni 20 e 30. Nel lungo periodo trascorso ad Atlanta, Zinn non si limitò a tenere normali lezioni, ma fu coinvolto attivamente nella Student Nonviolent Coordinating Committee, una delle principali organizzazioni del movimento per i diritti civili. Organizzò perfino marci di protesta e sit-in,
perché gli afroamericani potessero iscriversi ai registri elettorali e potessero godere di pari diritti e opportunità. Nel 1962 scrisse un rapporto che venne pubblicato sulla prima pagina del New York Times, con il quale denunciò il comportamento del Dipartimento di Giustizia, del governo federale e dell'FBI, rei di non difendere i diritti delle persone di colore. Da quel momento l'Agenzia Federale di Investigazione iniziò a raccogliere informazioni sul suo conto. A causa dell'articolo pubblicato, nel 1963 venne licenziato dal preside dello Spelman College. L'anno seguente, però, ottenne la cattedra di scienze politiche nella prestigiosa Boston University, incarico che manterrà fino al 1988. Il 1964 fu anche l'anno dell'inizio della guerra del Vietnam. Il presidente Johnson e il segretario della difesa Robert McNamara mentirono al popolo americano affermando che il cacciatorpediniere Maddox era stato attaccato dalle truppe nordvietnamite durante un pattugliamento. L'incidente del Tonchino si rivelò falso, ma tanto bastò per provocare una risoluzione del Congresso, che conferì a Johnson il potere di intraprendere le azioni militari. Il conflitto in Vietnam fu duro. La guerriglia locale fu contrastata da bombardamenti con ordigni a napalm e molte zone del paese vennero considerate aree di fuoco libero. Quando le notizie dell'atrocità di questa guerra arrivarono negli Stati Uniti, l'opinione pubblica americana si indignò anche a causa della perdita di un alto numero di soldati americani. Nel 1968 Zinn compì un viaggio in Vietnam durante il quale provò l'esperienza di vivere in una città sotto assedio, diventando persino diretto testimone dell'offensiva del Tet, 31 gennaio 1968, quando, durante il capodanno buddista, i Marines bombardarono massicciamente la città di Saigon. Ma fu la città di Hue dove le forze americane subirono perdite enormi. Questa offensiva fu un insuccesso trasmesso in patria in diretta dalle principali emittenti televisive. Zinn fu anche testimone dei devastanti effetti delle cluster bomb, ovvero bombe a grappolo, e appunto di quella di napalm. Tornando in patria, continuò la sua carriera di professore universitario, acquisendo sempre più popolarità all'interno del movimento di contestazione. In questo periodo scrisse due libri fondamentali nella sua produzione: Vietnam, The Logic of Woodrow e Disobedience and Democracy. Dagli anni 70 in poi, Howard Zinn iniziò a scrivere anche opere teatrali, tutte di argomento storico-politico, che raccontavano episodi crudi ed atroci commessi dalle autorità americane e poi volutamente rimossi dalla storiografia contemporanea, poiché dannosi all'immagine pubblica della nazione. Tra queste si ricorda Figlia di Venere e Marx a Soho, un dialogo sulla storia. Nel 1980 Zinn pubblicò il suo saggio principale, intitolato A People's History of the United States. L'obiettivo di questa pubblicazione era contrastare la versione ufficiale della storia americana, che, ignorando i sacrifici e i costi umani del progresso, descrive gli Stati Uniti come una nazione coesa e compatta, animata dal desiderio di realizzare i propri ideali.